Diretto di gara, fischietto in bocca, via, si parte, buon divertimento con Atalanta e Juventus, la 25esima giornata del campionato di Serie A. Dybala, buona palla questa per Rabiot, attenzione alla palla in profondità, cercare Vlahovic che va ad agganciare Vlahovic, Vlahovic, sportiello, calcio d'angolo. McKennie punta Jim City, McKennie grande dribbling, McKennie vuole cross, lo trova in mezzo verso Vlahovic, palla fuori, Juve ancora vicino al gol con Dusan Vlahovic. McKennie di prima intenzione a cercare la corsa di Paolo Dybala, Dybala punta la porta, attenzione, va Paolo Dybala, 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 palla fuori di pochissimo. Incredibile opportunità per la Juventus. Muriel può andare a riservire il numero 7. Muriel, anzi, il traverso di mezzo, colpo di testa, attenzione, palla che rimane lì. De Ron, palla fuori, grande opportunità per l'Atalanta. Toloi va lungo di potenza, attenzione perché siamo piazzati così così. Esce con Miners, su, scesi poi Muriel, Bonucci la mette in calcio d'angolo. Boga nel corridoio per Combiners di tacco, Boga, 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 il tiro ancora una volta De Ligt, ancora una volta l'olandese a chiudere il varco sul tiro di Jeremy Boga. Zappacosta vuole calciare, Zappacosta rimorchio dietro per De Ron, De Ron, De Ron, De Ron, De Ron, la conclusione, Szczęsny, grande parata di Szczęsny su Martin De Ron. Il suo traversore in mezzo, attenzione, colpo di testa per Locatelli, Locatelli con il mancino, poi Vlahovic, sportiello incredibile! Sportiello incredibile! Freuler per Malinowski, palla in rete, il vantaggio dell'Atalanta con Malinowski. 76esimo minuto, grande sventola da parte del numero 18 con la palla che finisce in porta. Dybala rientra sul mancino, Dybala con il sinistro, ancora Sportiello. Malinowski se la sistema, finta contro finta, ancora Malinowski, rientra sul mancino, Malinowski la rimette al centro, Atebur, traversa piena, traversa di Hans Atebur. Dybala con il mancino, suo traversone in mezzo, colpo di testa della rete, ha pareggiato la Juve, ha segnato il gol, bellissimo, sotto all'angolino con Danilo, 1-1, ha segnato Danilo, perfetto, sotto porta il suo stacco, grande calcio d'angolo di Paolo Dybala, Danilo è andato a tagliare in maniera meravigliosa, 92esimo minuto, 1-1, il gol di Danilo. Quadrado può tornare alle sue spalle dove c'è l'aggancio di Danilo. Danilo finisce qui la partita al Kiewis Stadium di Bergamo. Termina 1-1, una gara di grande carattere della Juventus. Una grande prestazione bianconera che si è trovata sotto per la punizione di Combiners di Malinowski al 76esimo. E ha trovato il pareggio al 92esimo di testa con Danilo. Una Juve che ha creato tantissimo, che a mio personalissimo avviso meritava la vittoria. Ma tant'è. Torniamo da Bergamo con un punto.